Eccoci, siamo live sulla pagina dottoressa Leslie Pario. Allora, prima di tutto dobbiamo condividere, quindi condividete, mi raccomando, i video, così almeno abbiamo un po' di condivisioni, un po' di visualizzazioni. Adesso, prima di tutto, guardo se funziona, ovviamente, come sempre. Staremo insieme una mezz'oretta, siamo alla terza intervista con le chef. Allora, prima di tutto, partita? Ditemi che è partita. Perché non mi vedo ancora? Ditemi se qualcuno mi vede. Ah, sì, ok, direi che forse qualcuno c'è. Perfetto. Allora, condividete, 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 mi raccomando. Eccoci qua. Allora, oggi è con noi una, la conoscerete sicuramente, però se ancora non la conoscete sono qua a presentarvela. È Alice Scarmagnani in arte Cuocadè e molti di voi la conosceranno perché collabora anche con Calma, collabora con appunto nella scuola online, ha creato tante ricette, tutte facili, veloci e gustose ed è quindi famosissima per questa sua capacità di rendere semplici le cose che sembrano così difficili. E devo ringraziarla perché mi ha aiutato a cambiare proprio approccio riguardo alla cucina, cosa che avevo perso o forse non so mai avuto e lei mi ha insegnato questo. Quindi adesso la chiamiamo. Condividete, condividete, state condividendo, ditemi che mi sentite, datemi un bacino, che così la chiamiamo, facciamole sentire che ci siamo. Eccola. Ciao! Ciao, ciao Alice, aspetta che qua. Ciao a tutti! Come stai? Grazie per essere qua. Bene, 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 sto bene. Se sentite qualche rumore è qua in cucina che stanno preparando la cena. Ciao. Ecco, mio figlio sta preparando. È Oscar. Esatto. E io se sentite che magari durante l'intervista devo scappare perché devo andare a vedere se la focaccia si brucia. Normale Ok. Normale routine. Allora, ciao Alice, grazie di aver accettato questo invito. E siamo alla terza intervista con la chef. Ho scelto, diciamo, le chef che collaborano con me e che stimo di più in assoluto. E te sei una chef un po' particolare, devo dire la verità. Abbiamo Claudia in linea, Claudia Giovannini. Ciao Claudia. Sei una chef un po' particolare perché non hai un ristorante, vero? No. Allora, spiegaci un po' chi sei, cosa fai, quali sono i tuoi punti di forza, le cose importanti da dire del tuo lavoro e come fa una chef senza ristorante? Spiegaci come fai. Allora, diciamo che io sono un'autodidatta, nel senso che ti racconto un po' la mia storia così. Allora, diciamo che ho riscoperto le mie passioni da bambina. Nel senso che quando sono diventata mamma, ovviamente arrivavo a casa, quando mio figlio che è qua che mi ascolta, arrivavo a casa dopo una giornata intera di lavoro, hai bisogno di rilassarti. Quindi ho riscoperto, aspetta un attimo perché mio marito ha fatto una cosa, io mi sento che sto parlando. Oscar, mi faresti un favore? Chiuderesti il PC? Che così, se no sento me stessa che parlo. Devi semplicemente mettere muto, muto, metti muto e fallo andare. Condividete, ragazze. Chiudi, chiudilo. Chiudilo. Questo è il bello della diretta e Alice è così, per cui bisogna. Sono abituata a improvvisare. Allora, quando io tornavo a casa dal lavoro, ovviamente mio figlio era sempre bello, arzillo, pimpante, voleva fare cose. E quindi a me piaceva cucinare.
Quindi ho riscoperto la passione per la cucina, quindi inventando sempre nuove ricette, adattandolo a lui che era piccolo, quindi diciamo che abbiamo iniziato quando veramente era piccolissimo, aveva 2 anni, quindi con gli aspetti sensoriali, alla scoperta degli ingredienti, dei profumi, i sapori, i colori. Poi ho riscoperto la mia parte, diciamo, più creativa, quindi inventavo storie, le scrivevo, le disegnavo, insomma. Di tutto di più. E da lì piano piano, inizialmente praticamente ho creato un'associazione culturale dove iniziavo i miei primi passi, non inizialmente con la cucina, ma con le storie. Poi piano piano è nato il personaggio di Cuocadè, ho iniziato ah sì, perché aspetta, perché le persone non sanno chi è Chi è Cuocadè. Cuocadè e chi è Cucina con Alice? Allora, ecco, sono partita come Cuocadè, nel senso che Cuocadè, diciamo, era la parte più, ed è la parte più creativa, la mia parte più creativa, nel senso che è dedicata ai bambini, è la cucina dedicata ai bambini, nel senso che il messaggio principale che io porto come Cuocadè, eccolo lì, è quello di crescere felici in cucina. Che è la mia esperienza come mamma, ma che poi mi ha portato a credere talmente tanto e metterci talmente tanta energia in questo progetto da farlo diventare un lavoro. Io per 15 anni ho fatto un lavoro completamente diverso, ero responsabile di un ente pubblico e quindi a un certo punto della mia vita ho detto, mi sono resa conto che non potevo stare dietro la scrivania. E quindi ho seguito la passione per la cucina e per la cucina soprattutto con i bambini. Che E so hanno... che tu hai lavorato con tantissimi bambini. Sì, cioè, allora ero arrivata a contarli perché come contarli? Perché uno dice come fai a contarli? Nel senso che avendo lavorato anche con tante scuole, in tanti progetti, facevo e faccio spettacoli per i bambini che poi si sviluppano in un laboratorio di cucina, percorsi educativi nelle scuole, quindi per parlare di determinati alimenti, per promuovere una sana alimentazione. Quindi lì ovvio che quando fai tante scuole, sai quanti bambini. Quindi io ho cucinato, sono arrivata a contarli fino a 20.000 bambini, dopo non so quanti ne ho E fatti. so che hai fatto dei laboratori, facevi laboratori, famosissima. E questa quarantena, in questa quarantena come hai fatto? Cos'è capitato? Ti sarai trovata di fronte a difficoltà anche tu nel lavoro? Allora, diciamo che Cuocadè è diciamo, la parte che io faccio dal vivo, quindi è dal 2014-2015, nato verso fine 2014 Cuocadè, e quindi tutte le mie attività sono sempre state dal vivo. Con la quarantena mi sono trovata praticamente con tutti gli eventi annullati, non avevo più nessun evento, quindi ti immagini un po'. Lì per lì fai fatica a renderti conto perché dici, e adesso? Quando vedi, lo togliamo una settimana, quello della settimana dopo, togli più, cioè veramente un po' ti prendi e dici, ok. Quindi non bisogna perdersi d'animo, ormai tu mi conosci come sono. E già avevo iniziato il progetto di cucina online. Cucina online, allora... Spieghiamo un po' per chi ci segue. Io sono partita come Cuocadè. Dopo, lungo il cammino, ho incontrato una certa dottoressa Leslie Fario circa 2 anni fa. 2 anni fa, quando ho conosciuto te, io mi sono approcciata al tuo metodo, quindi quando sei venuta a Verona, e poi ho fatto anche il corso e ho iniziato a cambiare, diciamo, modo di pensare, modo di approcciarmi all'alimentazione. Allora, diciamo che io sono sempre stata attenta all'alimentazione, però, non consideravo a 360 gradi, tutto, che è quello che invece ho imparato con te.
E da lì, visto che io ho fatto il percorso di Calma, quindi la tua scuola online, sono rimasta talmente tanto contenta, talmente tanto coinvolta, che tu quando mi hai proposto vuoi fare qualche lezione di cucina per le persone che sono all'interno della scuola, inizialmente le ho fatte con Cuocadè. Però Cuocadè, diciamo, era la persona che si approcciava di più ai bambini, quindi ovvio che con i bambini ho un certo tipo di linguaggio. Cuocadè è un mondo magico dove a Ovolandia regna la fantasia, tutti questi aspetti che sono tipici della mia persona, che però con gli adulti non è che potevo dirgli, insomma, essere proprio. E quindi è nata Cucina con Alice. Cucina con Alice rispecchia la parte, un'altra parte di me. Sono sempre io con diverse sfaccettature. Diciamo che le ricette, bene o male, cioè sono quelle. Ovvio che l'approccio con i bambini è più semplice, è più facile, però questa facilità, cercare di trasmettere la semplicità nella cucina, la riporto anche in Cucina con Alice, perché comunque cucinare deve essere una cosa piacevole, facile e che ti porta felicità. Esatto, il tuo ingrediente segreto è l'amore in tutto questo, no? E quindi da quando ho iniziato a cucinare, mentre prima cucinavo con un po' di noia, diciamo, non controvoglia, io mi ricordo di te un giorno che siamo arrivate a casa tua, la volta che sono venuta appunto a Verona, e per rilassarti cucini. Infatti ho detto, ma come fai a rilassarti quando cucini? Non ho proprio capito una mentalità diversa. E tra l'altro, una cosa meravigliosa che hai creato, come stiamo vedendo qua, è questi menù serali, no? Tutti facili, veloci, gustosi per le donne che arrivano a casa di corsa la sera, le mamme, e magari non sanno cosa cucinare, giusto? Esatto, anche questa è stata un'evoluzione perché per me era naturale, cioè dovendo fare un sacco di cose, comunque io già programmavo di mio. Poi relazionandomi comunque anche con te, mi sono resa conto che poteva essere un qualcosa che poteva essere d'aiuto anche soprattutto a tante donne. Infatti ho creato appunto il corso, non è un corso, è un servizio più che corso, è un servizio di menu settimanali dove tutti i sabato mattina arriva il menu che tu controlli sempre, quindi le ricette comunque seguono un certo format, e con la lista della spesa, e poi all'interno della piattaforma dove è inserito il menu ci sono tutte le ricette stampabili e catalogabili. Quindi l'obiettivo in questo caso è proprio rendere più facile e divertente preparare la cena e quindi non avere più l'ansia per tante persone di dire cosa preparo stasera per cena. Quindi cioè, tu lo sai, dentro ci sono un Sì, sacco di sono variate, sì, è un menù onnivoro, ma possono andarselo a vedere tranquillamente. E volevo anche, però, la chicca è questa, perché i dolci senza zucchero, no? Quindi tante persone quando magari iniziano il percorso dicono: no, ma non posso mangiare questo, no, il dolce non lo posso mangiare perché fa ingrassare. Tu hai ideato dei dolci facili, veloci, senza zucchero, e questo lo specifico utilizzando ingredienti semplici, perché quello che si trova spesso sul web, sì che ci sono tante ricette sane, eccetera, ma ci sono molti ingredienti che non rispecchiano la nostra cultura, no? Quindi quello che stai cercando di fare tu è di usare anche ingredienti molto semplici e reperibili, giusto? Esatto, anche questa è stata un'evoluzione, cioè già anni fa avevo iniziato a provare magari con la stevia, con altre cose, praticamente i dolci senza zucchero, però la stevia non è che mi convincesse tanto come ingrediente. E poi quando ho iniziato comunque il percorso di Calma, adesso sembra una cosa banale, però a volte noi, cioè io sono calata alla fine 10 kg in 8 mesi senza rendermene conto. Nel senso che a piccoli passi, cioè
magari facciamo colazione e tante persone magari fanno colazione, io magari la facevo con la torta e ci mettevo lo zucchero. Però adesso ho cambiato completamente il mio modo di preparare i dolci, quindi non senza lo zucchero bianco, ma anche senza lo zucchero di canna, utilizzando ad esempio la mela grattugiata per fare i pancakes. Cioè, un conto è grattugiare una mela, un conto è metterci 5 cucchiai di zucchero. Poi la merenda, è ovvio che magari fai la merenda con qualcosa, cioè lo zucchero spesso è insidiato in vari alimenti senza rendercene conto. Per questo io sono calata, non solo ovviamente mangiando dolci, vero? Perché Ecco, dillo per piacere, che sennò sembra tutto. No, ovvio che con piccoli passi, cioè modificando la colazione, capendo quali erano gli alimenti che facevano bene a me, capendo che ad esempio cambiando piccole abitudini, soprattutto a livello di movimento. Ad esempio, questa settimana mi sono resa conto, senza neanche accorgermi, che abbiamo fatto 60 km a piedi in 5 Wow. giorni. Cioè, voglio dire, ma non ce ne siamo neanche accorti perché se lo dividi per 3 volte in una giornata li fai senza accorgertene. Cioè, tanti piccoli passi e proprio la cucina, queste piccole modifiche nella cucina ti portano dei grandi risultati nel tempo, soprattutto sì, che può essere il dimagrimento, ma anche e soprattutto di salute, perché comunque stai meglio usare farine, semi integrali, farine integrali, modificare in tutte le mie ricette, io uso vari tipi di ingredienti. Le farine prediligo quelle integrali, semi integrali, non solo di frumento, ma di vari tipi. Allora, diciamo che io collaboro molto con l'Antico Mulino Rosso e quindi per me le loro farine sono ottime per i miei dolci, per tutti i miei piatti. Utilizzo ingredienti alternativi, ad esempio lo sciroppo d'acero al posto dello zucchero, la frutta essiccata tipo i datteri frullati, al posto dello zucchero. Insomma, ci sono veramente tante alternative che si possono utilizzare e questo lo cerco di riportarlo anche con i bambini. Ovvio che, come dici tu, la mia cucina è varia, quindi ci sta anche quella torta particolare, quel piatto particolare che insomma ci possiamo permettere. Sì, no, l'idea che mi piace è che nelle ricette, no, uno può partire da usare uno zucchero di canna, ad esempio, che comunque sappiamo benissimo che non è tutto sta salute, a passare magari a uno zucchero di cocco fino addirittura a dolcificare con la cosa, secondo me, migliore che è la frutta secca, no? Cioè frutta essiccata come i datteri. È un percorso anche questo, è un percorso di sperimentazione. La cosa importante è il cambiamento, la voglia di cambiare, la voglia di sperimentare e anche. Perché qua mi ci rimetto anch'io, quando si provano a fare questi dolci nuovi, no? Magari bruciano o magari e tu ci insegni, no? Che in cucina si può trasformare tutto. Quindi i miei pancake che all'inizio erano bruciacchiati, adesso piano piano iniziano a essere più normali. E questo è un percorso, anche questo, no? Quindi la sperimentazione, il mettersi in gioco, trovare cose nuove, aiuta. Come dicevi. Sì, io lo insegno già ai bambini, perché proprio a me piace, vedere come l'ho vissuta io alla fine, che la cucina è un luogo dove sperimentarsi, dove in cucina, ma ad esempio adesso mio marito mi diceva, ma perché non insegni il papà? Gli ho detto no, il papà adesso no, lascia stare, perché come hai insegnato a me? Eccolo qua, ecco mio marito. Cioè, perché comunque il problema alla fine è la paura di sbagliare. Quello che io vedo nei corsi è sempre la paura di non fare bene, quindi bisogna togliersi la paura del giudizio e mettersi in gioco, perché anche se si sbaglia, come dico ai bambini, cosa succede? Niente, si trasformerà. Cioè, un impasto che non è venuto come pensavi che dovesse venire, lo trasforma in qualcos'altro, magari anche una ricetta migliore. Perché siamo sempre noi, siamo i primi giudici di noi stessi, però in cucina, qui proprio da piccoli, diventa anche scuola di vita.
provare, sbagliare, perché è giusto sbagliare, e dalle difficoltà della vita trovare le risorse all'interno di noi stessi per migliorarci e per trovare delle soluzioni, che questo poi ci serve in tutto, in tutti i percorsi. Sì, ma infatti da quando ho iniziato a seguire un po' questa cosa, quasi che inizio anche a sperimentare, io non mai avrei fatto una ricetta senza avere la lista degli ingredienti, pesare tutto. Adesso, anche se non ho un ingrediente, lo faccio senza oppure lo sostituisco. Questo me l'hai insegnato tu. Io invece ero molto precisa, molto schematica, no? E questo aiuta anche nella vita, no? A essere più flessibile, a trovare soluzioni diverse, secondo me, no? C'è sempre un modo. E quindi è una cosa meravigliosa come attraverso la cucina, come insegni tu, si possa davvero trasformare anche il modo di vivere, Eh sì, vero? eh sì. Ti commenti, di. Volevo, perché non abbiamo, dura Vai. mezz'oretta l'intervista, quindi volevo spendere due parole su come fai a fare i corsi online per bambini, cioè come funziona questa cosa dell'online. Adesso ti prendo un attimino il sito, spiega un pochino, perché chiedono se è in diretta, se non è in diretta, cioè so che tu hai creato proprio dei laboratori dove tu puoi vedere i bambini. Sì, allora, con la quarantena, che eravamo rimasti là. Con la quarantena mi sono reinventata. Allora, i bambini con i quali avevo i laboratori dal vivo, ovviamente si sono trovati a non vedermi più. Quindi ho iniziato a fare subito delle lezioni registrate su YouTube, però c'era la necessità comunque di vedere gli impasti, di interagire con i bambini, di creare la connessione. Allora, utilizzando, adesso noi stiamo utilizzando, ormai abbiamo fatto diverse, Zoom, che è un'applicazione, un programma, insomma, protetto, quindi c'è protetto da password e tutto e quanto. E le persone si iscrivono qua dal sito, ci sono diverse, anzi, guarda, vieni, qua c'è un open day che l'ho messo stamattina. E che sarà il 21 giugno. Poi ho diversi laboratori, praticamente ho creato dei pacchetti di Quindi quattro. io clicco su Scopri di più, vediamo cosa succede. Quello lì è Dovrebbe gratuito. funzionare, ok. Mini Open Day, qua spieghi un pochino come funziona, orario, sede. Ah, qua c'è praticamente il biglietto da prendere, iscriviti, giusto? Qui. Esatto. E dopo arriva la mail, io gli manderò il link privato solamente alle persone che si sono iscritte per accedere all'aula virtuale. Come vedi, se torni indietro ci sono anche tutti i prossimi appuntamenti dove ho creato i cupcake. Adesso le immagini sono quelle che ho trovato, insomma, così da mettere come indicazione. Però ad esempio faremo dei cupcake, io utilizzo sempre ingredienti come appunto ti dicevo, le farine semintegrali, vari ingredienti insomma che danno una, diciamo una marcia in più rispetto ad un cupcake fatto con la farina bianca, lo zucchero bianco, dove non c'è vitamina insomma. E lì praticamente loro si iscrivono, c'è il pacchetto di quattro lezioni. Quattro lezioni mi sembra a 32 euro, adesso non mi ricordo più, e loro possono scegliere, adesso intanto ce ne sono sei, li pubblicate sul sito, però vanno avanti una alla settimana, quindi loro comprano il pacchetto, le possono fare quando vogliono. Oltre a questo, un'altra cosa che mi stanno chiedendo in tantissimi da tutta Italia sono i corsi personalizzati. E è una cosa nuova, diciamo, per i bambini e quindi questi corsi personalizzati in cui io e il bambino creiamo qualcosa di speciale. Quindi farai sessioni individuali praticamente, io le chiamo, io le faccio nel mio lavoro, no? Le visite online individuali e anche tu farai questi corsi Esatto. personalizzati, ok? Esatto, tutti questi percorsi in modo che una persona che si trova a Milano o a Torino o in Liguria può connettersi con me, è come se io fossi lì, perché attraverso Zoom praticamente come, anzi ovviamente si vede meglio di così, io posso vedere l'impasto, come stanno facendo, curare i dettagli, fare tutto come dal vivo, tranne essere insomma presenti in carne ed ossa. E poi, quindi questi sono i pacchetti che adesso, la settimana prossima rilancerò tutti i nuovi pacchetti appunto per fare conoscere i nuovi appuntamenti. E poi sta arrivando una novità. Praticamente
Praticamente ci sono tre videocorsi registrati, anche qui si potrà accedere da una piattaforma con la password e i bambini praticamente già dai 5 anni, diciamo 6 anni, possono in autonomia preparare le ricette, perché ho ideato praticamente delle modalità in cui i bambini possano anche acquisire più autostima e più capacità e autonomia. Oppure possono farli comunque con i genitori per creare dei momenti di unione e di condivisione per stare insieme. Quindi momenti speciali, quando arrivi a casa alla sera, magari stanca dal lavoro, attacchi invece di attaccare un cartone animato, attacchi Cuocadè e quindi insieme al tuo bambino, accompagno le famiglie in questo mondo magico, perché Cuocadè è un mondo magico dove gli ingredienti fondamentali sono il sorriso e la fantasia, e poi scopriamo. Ad esempio, la marmellata degli gnomi, conosciamo le mucche, scopriamo i pomodori, insomma, tante cose in modo che non sia solo una cosa passiva, ma anzi, è una cosa attiva dove i bambini preparano qualcosa, quindi aumenta la loro autostima e anche capacità, insomma, di saper fare. Coltivano appunto il preparare qualcosa da mangiare, lo condividono e proprio sono piccoli attimi di felicità che vanno a coltivare con queste ricette. Quindi la ricetta, che poi è anche stampabile, il videocorso, quindi la videolezione, e sono tante videolezioni, adesso tra poco non vi anticipo niente, ci saranno questi tre nuovi pacchetti con anche un bonus, dei bonus speciali, ma proprio speciali speciali per i compleanni. Ecco, Allora, quindi. diciamo i tuoi due siti, quindi www.cuocade, li scrivo qua sotto così, cuocade.com, giusto? Che è quello per i bimbi, diciamo, e poi abbiamo www.cucinaconalice.com, giusto? Ok. Per capire, no, se a seconda di che cosa avete bisogno, le mamme che vogliono appunto cucinare con i bambini, Cuocadè, le mamme che hanno bisogno di aiuto per la cena, che hanno bisogno di iniziare a cucinare in maniera un pochino più sana, dolci un pochino più sani, facili, veloci, che non hanno tempo, cucina con Alice. Trovate già sul suo sito tantissime ricette, poi ovviamente vi consiglio questo servizio dei menu serali settimanali, perché è davvero davvero efficace. Poi c'è anche il gruppo di WhatsApp che curi sia per i dolci sia per i menu, e sei davvero sempre vicina. La tua particolarità è di essere sempre vicina alle persone. Starti dietro non è semplice, però ce la possiamo fare. Sì, beh, però dai, impegnandosi, a volte non riesco a stare dietro neanche io alle mie idee, quindi. E questa è la tua particolarità, sicuramente qualcosa che ti contraddistingue come ognuno di noi ha dei suoi lati che appunto lo caratterizzano, questi sono i tuoi e tieniteli ben stretti perché riesci davvero a trasmettere, almeno credo che chi ti ha ascoltato oggi abbia percepito, no, questa tua passione, questa tua fantasia. Esatto. Sì. No, me lo dice anche mio figlio, guarda una cosa che così mi fa. Ma mamma, tu sei proprio così, sei un cartone animato. Cioè, io mi chiedo come fai a essere sempre così. E così, insomma. Va bene, allora avevamo Claudia con noi. Claudia ha fatto la scorsa intervista e ha imparato addirittura da te i dolci e li sta proponendo nel suo ristorante. Ti rendi conto che bello? Orgoglio perché sapere insomma che sono anche in un ristorante, mi ha detto infatti che l'ha messi come linea benessere, cioè una grossissima soddisfazione insomma per me. Eccola, eccola che ci fa. Ha fatto il bacio. Quindi, ok, allora ricapitoliamo. Due siti, Cuocadè e Cucina con Alice, Cuocadè per i bimbi, cioè ovviamente è rivolto ai genitori perché i bimbi non è che possono farsi l'acquisto da soli, ma
Ovviamente per i bimbi e uno per invece le mamme, ma anche i papà, perché no? Scusami, Ma esatto. Enrico diceva rivolgerti ai papà, ma va bene anche per i papà. Ma allora ci sono dei papà anche in Coppadè, e anzi ci sono tanti papà che cucinano con i bambini, soprattutto nelle live, e che mi seguono anche nei corsi, che hanno acquistato i corsi, ma anche in Cucina con Alice forse la maggioranza sono donne, però c'è qualche anche papà iscritto anche Quindi andate subito a acquistare. lì. Tra l'altro, davvero, sono regalati questi servizi che offri, sono davvero regalati per la qualità che dentro troviamo. Questo ve lo posso assicurare come anche partecipante, perché c'è tanto tanto valore dentro, anche oltre, no? Perché tu poi aggiorni, fai sempre cose nuove, sei sempre presente, per cui grazie e complimenti per il tuo lavoro. Ecco, grazie, grazie a te. E niente, insomma, hai già detto tutto quello Ho che... detto tutto? C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Se no ci salutiamo. Mi sembra di sì che hai detto tutto. Adesso sto pensando, ma mi sembra di sì. Sì, hai detto Ok, allora un abbraccio a tutti quanti, grazie per averci seguito. Condividete questa diretta, acquistate i corsi di Alice di Cuocadè, divertitevi in cucina con grandi e bambini. Un abbraccio. Ciao, grazie a tutti e quanti e grazie a te.